Vediamo ora la dimostrazione con il calcolo integrale della formula del momento di inerzia dell'asta che ruota attorno a un asse passante per il centro. Si divide l'asta in tanti pezzettini infinitesimali, ciascun pezzettino è un punto materiale di massa infinitesimale dm e si trova a distanza r dall'asse di rotazione. Quindi mr alla seconda è il momento di inerzia di un punto materiale distante r dall'asse di rotazione, nel nostro caso diventa dmr alla seconda. Dm è la massa del punto materiale infinitesimale, per esempio, che sta a distanza r dal centro. E dobbiamo sommare tutti questi momenti di inerzia infinitesimali, quindi facciamo l'integrale esteso a tutta l'asta. Se definiamo la densità lineare di massa come la massa di tutta l'asta diviso la sua lunghezza, allora la massa infinitesimale di un puntino, di un pezzettino infinitesimale di asta, la possiamo scrivere come la densità lineare di massa per lo spessore, diciamo, l'estensione dr di questo pezzettino infinitesimale. E l'integrale lo dobbiamo estendere da meno l mezzi a più l mezzi, cioè da questa estremità all'altra. Oppure possiamo fare l'integrale soltanto tra 0 e L mezzi, quindi per questa metà soltanto, vista la simmetria dell'asta, e poi raddoppiamo. Ora lambda è uniforme lungo tutta l'asta, la portiamo fuori dall'integrale, e quindi l'integrale rimane quello di R alla seconda dr, che integrato dobbiamo calcolare R alla terza terzi tra i due estremi di integrazione, 0 e L mezzi. Quindi il risultato è 2 terzi lambda, e r alla terza da calcolarsi in l mezzi, quindi l alla terza diviso 8 sarebbe l mezzi alla terza. Semplifichiamo e otteniamo quindi 3 per 4, 12, un dodicesimo lambda l alla terza, che scriviamo lambda l per l alla seconda. Lambda per l è la massa dell'asta, quindi abbiamo un dodicesimo la massa dell'asta per l alla seconda. Cioè abbiamo dimostrato questa formula qua.